È tutto pronto qui all'Allianz Stadium per questo Juve-Milan. Si è parlato molto di questa sfida nei giorni scorsi, dei grandi duelli in campo, dei possibili protagonisti, Stefano. C'è l'imbarazzo della scelta, Pier. Entrambe le squadre sono imbottite di campioni in grado di fare la differenza. Sarà una partita comunque vada fantastica, almeno per il pubblico neutrale. Buono il pallone recuperato. Vediamo la formazione di partenza della Juve. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, specialmente negli uno contro Ecco l'11 titolare del Milan. Si schierano con un 4-3-3, lo stesso assetto adottato dalla formazione avversaria. uno. I due attaccanti del tridente agiranno presumibilmente larghi ai lati della punta centrale. Paolo Dybala. La prima parte della stagione ci ha regalato una lotta al vertice che forse in pochi aspettavano alla vigilia, con diverse squadre che possono dire la loro per il titolo. In effetti sono rimasto sorpreso anch'io, pensavo a una situazione già ben delineata a questo punto della stagione. Per una volta sono felice di essermi sbagliato. I campionati con. Buona l'idea qui e c'è la presa sicura del portiere. Palla intercettata, attenzione. Dybala. Può andare al cross. Ottimo intervento. La partita vive oggi ovviamente anche della sfida a distanza fra questi due grandi attaccanti. C'è grande attesa, vedremo come finirà. Sono davvero curioso di vedere cosa sapranno regalarci oggi, Pier. La spazza via. Cercano spazi. Attenzione a Dybala. Rimessa laterale per il Milan. Dani. Grimaldo. C'è un conto aperto fra i tifosi di casa e questo giocatore ormai preso di mira regolarmente. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Grimaldo. Dani. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Pericolo, ecco il tiro. Palla che. Attenzione perché sarà caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Griezmann. Bruno Fernandes. Puntuale qui il difensore nel recupero. Stark. Sané, Griezmann, Sané, apre il gioco, brutto cross, nessun problema per la difesa. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pierre, ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. La spinta rossonera lungo la fascia. L'arbitro dice che è rigore. Rigore per il Milan. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Freddissimo dal dischetto. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Riprende il gioco, partita che vede il Milan avanti. Stark, Paolo Dybala.
Bruno Fernandes. Sané. Sané. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Griezmann. Palla interessante per Dybala. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Pallone che è uscito, ci sarà la rimessa per la Juve. Spazzano via il pallone. Passaggio fuori misura col pallone che finisce in out. Sané. Stark. Paolo Dybala. Buono il dai vai. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Ottimi i suoi passaggi oggi. Il suo passaggio è stato intercettato stavolta. Tentativo di Griezmann. Non sbaglia qui Donnarumma. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Sané. Sané. Dybala. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Si chiudono. Comincia la seconda parte di gara con il Milan, fin qui avanti. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Perfetto oggi nei passaggi. Bruno Fernandes. Hanno spezzato bene la trama qui. Vuole il secondo palo qui. Attento qui il difensore che allontana. Attenzione a Dybala. Può cercare il cross. Dybala! Non sbaglia qui Donnarumma. Passaggio intercettato. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. La sua squadra è andata a riposo in vantaggio grazie proprio ad una sua rete. Può rammaricarsi per il legno colpito, senza avrebbe chiuso la parte prima di gara con due gol all'attivo. Attenzione il pallone lì. Bruno Fernandes. Punizione da una mattonella molto interessante. Intervento da giallo, giallo per il giocatore del Milan. Un giallo pesante che lo costringerà a frenare la sua irruenza per non rischiare di prendere il secondo. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Palla deviata, sarà calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo corto. Antoine Griezmann. Pallone in mezzo, battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. EA Sports vi offre una loro partita casalinga, valida ovviamente per il campionato di A. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Novità in campo da una parte e dall'altra. Sembra quasi una mossa studiata a tavolino, una specie guerra di nervi. C'è il rilancio lungo. Stefano, che ne pensi della prossima partita del Milan? Sarà di fronte all'Inter, il prossimo incontro di A. Non sarà una passeggiata, ma penso che possano far loro la partita se scenderanno in campo con la giusta... Ha un'autostrada a disposizione. Si erano rincorse parecchie voci sul nuovo possibile acquisto dell'Inter con la società nerazzurra che alla fine ha confermato di aver raggiunto l'accordo con il club proprietario del cartellino del giocatore. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Posizione buona per il cross. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Stark. Sale Griezmann.
Coman! Non sbaglia qui Donnarumma. Fino a questo momento la loro è certamente una stagione da incorniciare. Guarda la classifica, Stefano. Sono in vetta e sperano di rimanerci ancora per molto, magari fino alla fine del campionato. Buon intervento difensivo. Sentiamo da Matteo Barzaghi quanti minuti restano ancora da giocare. 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Bene così, grazie Matteo. Bruno Fernandes. Zuma. Foden. Stark. La legge dell'Allianz Stadium rischia di cadere sotto i colpi degli avversari. Avanti sui bianconeri. Sarebbe una sconfitta inaspettata, per certi versi clamorosa. Pochi minuti ancora a disposizione, serve almeno un gol per riaprire il match. C'è il tocco sulla fascia. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Bruno Fernandes. Foden. Va la bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo. 5 minuti al 90esimo, un solo gol di vantaggio da difendere. Troppo poco per pensare di aver già vinto. Grazie, grazie Matteo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Milan che avanza. Prova da casa sua. Arrivano i saltatori su questo calcio d'angolo per trovare il gol della sicurezza. Occhio al pallone in mezzo. Palla allontanata. Ha spazio per il cross. Attenzione, pericolo. E c'è la deviazione sopra la traversa. Calcio d'angolo è una buona chance per aumentare il vantaggio. Tiro dalla bandierina corto. Palla vagante. Bruno Fernandes. Tifosi bianconeri che credono ancora nel pareggio.